Immaginate di creare un metodo più o meno complesso che ha come parametri, che richiede come parametri all'ingresso diversi dati. Questo diventerebbe un po' oneroso, no, è poco manutenibile. Questo si può ovviare grazie a un pattern introdotto in PHP già dalla versione 7, che è la Data Transfer Object o Data Transformation Object. Come dice la parola stessa, questa classe quindi raccoglie questi parametri e li trasforma in un oggetto, ma vediamolo subito nel dettaglio. Quindi andiamo nella folder service e andiamo a creare una classe in PHP chiamandola appunto my news letter My newsletter service DTO. Ok. Quindi all'interno di questo andiamo a questa avrà bisogno appunto di alcuni parametri in ingresso. Per quanto riguarda la newsletter, ora la nostra applicazione è relativamente semplice, quindi per quanto riguarda la newsletter ci serve solamente un parametro che è email. Quindi andiamo a definire una public email, andiamo a definire un costruttore in modo tale da poter iniettare quell'oggetto all'interno della classe, quindi public function, construct. Questo avrà, richiederà una mail di tipo mailing, andiamo a inizializzarla subito qui. This, quindi email uguale a email. Ora all'interno del mio DTO posso anche validare l'oggetto che ricevo in ingresso email prima di restituirlo. Ora vado a creare un metodo statico chiamandolo create, quindi public function static, o meglio, create questo. Vorrà sempre la mia email di tipo mailing, self. Ora questa parola self si usa al posto di this per accedere a metodi, come in questo caso, statici. Quindi questo metodo statico mi dovrà ritornare una new self. Email. Ok. Ora posso creare un metodo validate per validare quindi questo oggetto email. Sarà di tipo void quando non ho bisogno di un return e quindi avrò una fields in pratica quello che si fa nella form request dove abbiamo una fields e un rule. Se vi ricordate la fields viene impostata a true e nel rule passiamo proprio la parte di validazione. Quindi qui avrò email email. Quindi avrò una rule
e gli passo appunto la validazione, quindi email di essere sarà required. Univoca nella tabella mailings campo email. Al momento lascio stare la regex che è gestita, se vi ricordate, dalla form dalla mia mail form request. Questo poi lo vedremo in seguito, se far gestire tutto alla DTO o lasciarlo così com'è, poi vediamo in seguito. Tanto riaprite la DTO. E quindi ora dovrò definire un validator ricordate di importarlo, quindi da validation validator make. Quindi fields e rule diciamo di validarlo, quindi validate questo, non mi conosce questo make perché forse non va importato da va importato da da facade, vediamo un po', eccolo qua. Ora va importato da support facade validator, quindi non mi resta che andare a richiamare questo validator, questo metodo validate all'interno del costruttore. Abbiamo definito semplicemente la nostra classe DTO. Ora non ci resta che andare a richiamarla all'interno di mailing del nostro controller, quindi di mailing controller. Quindi sempre all'interno del metodo store, dopo il messaggio vado a definire una variabile DTO che è uguale a my newsletter service DTO. Quindi il metodo che abbiamo creato è il create, appunto, e gli passo, questo richiede un oggetto, l'oggetto email. E ora qui in execute, anziché passargli l'oggetto email, gli posso passare direttamente DTO. Ora questo non è un caso, anzi DTO email chiaramente. Ora questo non è un caso eclatante, in quanto si tratta addirittura di un argomento, o quando poi vedremo in seguito con il discorso dell'email, di un paio di argomenti, però immaginate dei metodi che hanno parecchi argomenti. Potete gestirlo tutto in maniera molto semplice grazie alla DTO. Potete chiamare tutti i metodi, definire tutte le proprietà che volete e trasformare tutto in un oggetto, compreso anche una validazione di ciò che gli passate. Quindi andiamo a provare se funziona, vediamo se è a posto il mailing controller. Ok. Andiamo a provare. Vediamo se ricevo l'email. Eccola qua. Vediamo se mi viene aggiunto il contatto in MailChimp.
Non mi aggiungi il contatto. Ok, questo perché dovete aprire My Newsletter Service, quindi Execute, non avrà più l'oggetto email come parametro ingresso, ma avrà da DTO. Per cui andate su My Newsletter Service e qui in Execute andiamo ad importare a definire come parametro ingresso, quindi la DTO. Quindi qui sarà DTO qui uguale qui qui. Quindi andiamo a riprovare. Refresciamo. Ricevo l'email, va bene. Vediamo se mi aggiunge il contatto alla newsletter di MailChimp. Refresho. Ok, in realtà non mi aggiunge nulla. Questo perché vi è un discorso di conflitti di validazione, sicuramente. Difatti, se aprite quindi My Newsletter Service DTO, vedete che ho una validazione in rule dove l'email richiesta deve essere univoca. Ma lo stesso vale per il Mail Form Request in Mailing Controller. Anche qui vi è un regex e in più l'email deve essere univoca. Quindi in questa maniera è come se la inserissimo due volte e la validazione qui nel DTO non mi passa, semplicemente non, quindi non mi fa inviare l'utente alla lista MailChimp. Per cui al momento andiamo a togliere questo unique da My Newsletter Service DTO e magari in un secondo momento poi faremo gestire tutta la validazione, tutta la parte della validazione alla nostra DTO. Ma al momento lasciamolo così per vedere se in effetti funziona. Quindi riproviamo. Questo è il problema sempre dell'SSL, è fastidioso, in effetti. Ok, ricevo l'email e vediamo se aggiornando ora MailChimp viene aggiunto l'email, il contatto. Ok, non lo aggiunge. Proviamo con un'altra email. Questa esiste di già. Ok, vado a cancellarlo da qui. Ed ecco che in effetti lo aggiunge, forse dipende anche dall'email, visto che per fare i test l'ho cancellata tante e tante volte. Insomma, vabbè, andiamo avanti. Proviamo un'altra email ancora, ad esempio questa qui.
Comunque, funzionare funziona. Con la mia email al momento non funziona. Forse, o sicuramente, perché l'ho cancellata tante volte. Bene, per questo video è tutto, anche perché ci stiamo dilungando troppo, e nel prossimo video andremo a realizzare l'altra dizione relativa all'invio dell'email.